Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qui con un nuovo video dedicato a Fallout 76 per parlarvi brevemente di beta, specialmente alla luce delle tante truffe che si stanno palesando online un po' dappertutto. Allora, vorrei chiarire a tutti, affinché fosse chiaro e nessuno potesse incorrere in problemi, che la beta non è ancora in corso, che tutti coloro che vi promettono un accesso immediato stanno mentendo e che Bethesda, al momento della registrazione di questo video, non ha ancora dichiarato nulla a riguardo. Per cui prendete con le pinze e con la giusta diffidenza tutto ciò che leggete di contrario a ciò che sto dicendo io in questo momento. Guardatevi la data, sto registrando in il 20 giugno, ecco, così lo sapete. Per ora, al 20 giugno, Bethesda non ha detto nulla al riguardo. Qualora dovesse farlo, troverete tutte le informazioni sul sito ufficiale di Bethesda, sui canali social di Bethesda, in generale su tutti quelli che sono i canali di Fallout ufficiali. Diffidate di qualsiasi altra cosa, a meno che non si tratti di qualcosa che trovate su siti universalmente riconosciuti come attendibili, quindi siti di informazione che però sono ben noti a tutti. Detto ciò, come funzionerà la beta? Allora, la beta dovrà essere attivata mediante codice solo da parte di coloro che hanno preordinato una copia fisica del prodotto, cioè se l'avete preso, preordinato in negozio fisico, se l'avete preordinato su Amazon, se l'avete preordinato in uno shop online che ve lo spedirà a casa, dovrete ricevere un codice che vi garantirà l'accesso alla beta. Il codice vi verrà spedito da coloro da cui lo avete preordinato fisicamente, questo che sia chiaro. Se, e sottolineo se, avete preordinato una copia digitale attraverso Bethesda.net, attraverso il PlayStation Network, attraverso l'Xbox Live, attraverso Steam, a patto che ci sia, non ho verificato, ma insomma, quello è, sappiate che avrete accesso automatico alla beta senza bisogno di codici. Per cui, altro elemento che deve essere chiaro a tutti, quindi ricapitolando, se preordinate la copia fisica vi dovranno dare un codice, se avete preordinato la copia digitale avete già accesso garantito. Non, e sottolineo non, ci sono altri modi. Quindi non ve fate fregare, per cortesia, perché di gente che tenta di farvi credere che mangia pane e volpe tutte le mattine ne è pieno il mondo, e specialmente quando si tratta di cavalcare l'entusiasmo di migliaia di persone come nel caso di Fallout, sono tutti sempre pronti. Quindi diffidate da quelli che vi raccontano che accadrà qualcosa a breve, diffidate da coloro che vi prospettano altri modi per accedere alla beta, diffidate da tutto ciò che non riguarda i canali ufficiali di Bethesda. Io vi lascerò in descrizione tutti i link più rilevanti e vi prego, per il vostro bene, non ve fate fregà, detto proprio alla romana, perché è veramente pieno in questi giorni. Per quanto riguarda le notizie, adesso superata la fase attenzione, la beta quando partirà? Allora, al momento, come vi dicevo, non c'è una data certa, però alcuni utenti Amazon, ovvero quelli che hanno preordinato il gioco su Amazon, hanno già iniziato a ricevere il codice. Questo lascia presupporre che l'inizio della beta sia previsto relativamente a breve. Voci di corridoio non confermate danno per probabile, e sottolineo probabile, un inizio della beta alla fine di luglio, primi di agosto, ma dovrebbe trattarsi di una closed beta iper riservata che dovrebbe non essere neanche aperta alla registrazione, per cui è difficile che si troveranno online video o cose varie. Una beta un po' più aperta, un po' più popolata, quelle che permettono di fare video eccetera eccetera, dovrebbe arrivare per la fine di agosto, per cui circa tra un paio di mesi, ecco, per intenderci. Però insomma, io vi terrò chiaramente aggiornati, vi dirò tutto quello che c'è da sapere man mano che le cose andranno avanti, però ripeto, per adesso non c'è niente di certo, per cui non vi fidate di coloro che vi dicono il contrario. Detto ciò, ragazzi, niente, a questo punto vi saluto, fatemi sapere se avete preordinato il gioco, se avete intenzione di farlo, se sì perché, se no
perché io, come sempre, devo dire che sono abbastanza diffidente, ma io lo sono sempre, come ben sapete io non preordino mai nulla, per cui aspetterò per il momento e poi vedremo un po' cosa accadrà. Comunque niente ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.